Buonasera a tutti, benvenuti al Comprensivo Olivieri. Siamo qui per presentare la nuova scuola Brancati, una scuola che dal punto di vista architettonico, edilizio e del risparmio energetico è tra gli edifici più avanzati in Italia, tanto che eh, ha ottenuto una certificazione LEED che eh, significa che deve rispettare tutti appunto, i parametri per essere classificata in questo modo. Eh, Sono voluto partire dal, appunto, dalla struttura della scuola anche perché ehm, esprime proprio il concetto di spazio di apprendimento. Quindi quando parliamo di spazio di... Eh, apprendimento noi eh, riteniamo che eh, debba essere considerato sotto molteplici aspetti, eh, tre principali però. Uno sicuramente è lo spazio di apprendimento fisico, quello in cui i nostri ragazzi si troveranno a vivere la loro esperienza scolastica. Eh, un altro è lo spazio di apprendimento culturale. Quindi le, eh, i diversi contesti che ogni individuo e ogni alunno porta all'interno dell'istituzione scolastica. E ultimo, ma forse per noi il più importante, eh, lo spazio di apprendimento come socialità, come interazione tra le persone, tra i ragazzi, tra i ragazzi con gli adulti per eh, così nel tentativo di creare una vera e propria eh, comunità educante dove eh, crescere sotto diversi punti di vista, dove crescere soprattutto come persona. Quindi così sintetizzando in eh, maniera estrema il concetto di spazio eh, direi che lo possiamo immaginare come appunto il luogo in cui eh, una persona eh, interagisce eh, con se stesso, dove interagisce con gli altri, dove crea relazioni e subisce anche creazioni e poi il luogo, il luogo in cui appunto si opera all'interno di laboratori, all'interno di eh, di contesti, eh, di contesti anche fisici, in cui poter eh, appunto portare avanti il proprio percorso didattico ed educativo. Come scuola, eh, quindi partendo da questo concetto, eh, abbiamo costruito la nostra mission. La nostra mission la possiamo racchiudere in una sola parola, ci siamo affidati all'inglese perché ci sembrava che come, come significato della parola fosse particolarmente significativa, che è wide. Wide significa appunto aperto, apertura. Proprio partendo da questa parola noi crediamo che il, quello che è la base del nostro lavoro e quello che è il nostro obiettivo di eh, vivere l'educazione è proprio un'apertura a 360 gradi, un'apertura del pensiero, un'apertura nell'affrontare eh, le problematiche che ci vengono poste. E quindi ecco questa parola. Wide composta da quattro lettere e quindi W come Wide Sustainability, che eh, riteniamo sia fondamentale per lo sviluppo di un ambiente eh, sostenibile: di un ambiente che possa essere un valore per, eh, per i nostri ragazzi e per tutti noi. I come Innovation, ma una innovazione del pensiero, del saper pensare in maniera diversa. Eh, quindi innovazione come sviluppo del pensiero divergente, D come diversity. Per diversity intendiamo un concetto particolarmente importante che non fa riferimento soltanto eh, all'inclusione, ma è un concetto superiore, nel senso che eh, una scuola sarà realmente inclusiva nel momento in cui ognuno di noi si sentirà diverso all'interno di essa e sentendosi diverso all'interno dell'istituzione eh, scolastica o dell'ambiente in, in cui si vive. Eh, allora, forse a quel punto comprendiamo quanto eh, la specificità di ognuno di noi sia eh, importante. Questo è uno dei nostri obiettivi primari. Eh, e come empowerment, ultima, ma che forse le racchiude tutte, la consapevolezza di sé: l'alunno deve essere consapevole di quello che fa, consapevole di quello che pensa e saper affrontare i problemi a 360 gradi, farsi un'opinione, rispettare le opinioni degli altri e diventare il cittadino di domani. Per sviluppare la nostra mission, il progetto principale è quello delle aule laboratorio disciplinari. La nostra scuola ha aderito ad avanguardie educative che è un movimento creato dal MIUR per aule laboratori disciplinari intendiamo eh, proprio lo sviluppo all'interno di ogni aula di un ambiente dedicato alla disciplina. Significa che ogni insegnante rimarrà nella propria aula e a girare tra le aule saranno invece gli alunni che si sposteranno a seconda della disciplina che dovranno svolgere. Un progetto molto ambizioso, ma per noi molto significativo, che purtroppo in questo anno scolastico non abbiamo potuto attuare a causa dell'emergenza COVID. Infatti,. Eh, le aule laboratorio disciplinari vanno in controtendenza rispetto a quello che è il regolamento Covid che ci siamo dati. Eh, non è possibile appunto eh, far uh, spostare, far muovere eh, gli alunni eh, tra, um, tra le aule. Il Covid però ci ha portato dal punto di vista digitale a fare un salto in avanti veramente notevole. Eh, sotto questo aspetto sia gli alunni sia il corpo docenti ha avuto l'opportunità di sviluppare le proprie competenze digitali, di interiorizzarle e eh, abbiamo appunto potuto raggiungere un obiettivo che già ci eravamo dati, infatti eh, in questa scuola mh, già era stata implementata la piattaforma di di G Suite e attraverso questa piattaforma avevamo appunto intenzione di sviluppare una competenza digitale professionalizzante, ossia per i nostri ragazzi non solo saper eh, navigare sui diversi social network, ma saper utilizzare il, eh, il digitale per poter in futuro eh, lavorare. Per, sviluppare questo progetto complesso voglio fare un uh, ringraziamento speciale al, uh, a tutti i miei docenti che in uh, questo anno scolastico si sono spesi moltissimo, si sono messi in gioco e soprattutto perché ritengo che l'attore principale della scuola uh, siano loro. Per me è stato un Onore poter collaborare con loro e credo che nei prossimi anni queste competenze acquisite ci potranno eh, servire per poter eh, portare avanti il nostro progetto didattico educativo. Ma mh, vediamo quelli che sono gli aspetti più tecnici della nostra scuola, che sono poi forse quelli che... Eh, interessano di più a tutte le famiglie eh, i tempi scuola nella scuola brancati prevediamo due tempi scuola uno a settimana corta e uno a settimana lunga quello a settimana lunga va dal eh, lunedì al sabato dalle 8 alle 13 eh, quella settimana corta va dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. Le lingue straniere previste nella nostra scuola sono tre, inglese obbligatorio, francese e spagnolo come seconda lingua a scelta. Eh, spagnolo è previsto nelle classi a tempo lungo, quindi dal lunedì al sabato. Nelle classi a tempo corto obbligatoriamente una classe a francese, un'altra a spagnolo a seconda delle iscrizioni che perverranno alla nostra scuola. Il quadro orario delle discipline è quello classico da regolamento soltanto con l'aggiunta delle 33 ore annuali di educazione civica. Un accento particolare però è da porre su quelli che sono i criteri e le priorità delle iscrizioni che servono in caso di eh, esubero di iscrizioni rispetto a quella che è la capacità ricettiva della nostra scuola oppure potrebbero servire nella formazione delle classi qualora in una scuola con una determinata lingua non sia possibile accogliere tutte le eh, domande. Storicamente possiamo dire che in questo istituto eh, questi criteri non eh, sono mai serviti perché siamo sempre riusciti ad accontentare eh, quelle che erano le richieste delle famiglie, però è bene sottolinearlo, è bene che tutti sappiano che questi criteri e queste priorità esistono e che appunto, in caso di esuberi potrebbero essere eh, presi in considerazione e utilizzati. Entriamo nel vivo della presentazione. Fin da subito potrete porre tutte le domande che desiderate scrivendo al numero di WhatsApp che vedete in sovrimpressione. Al termine della presentazione verranno date tutte le risposte. Abbiamo finora parlato di innovazione e questa modalità di fare l'open day, fra l'altro, la sottolinea in maniera particolare. Ma eh, quello che ci piace dire è che anche la tradizione all'interno del nostro eh, istituto trova il suo fondamento. Per esempio eh, pensiamo ai progetti di lettura, pensiamo al progetto di lettura che viene eh, sviluppato all'interno della Brancati attraverso il progetto Adotta l'autore all'interno di un ambiente eh, biblioteca particolarmente stimolante e che già da questo anno scolastico è stato messo in atto e che ovviamente porteremo avanti anche nel prossimo. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Eva De Giorgi della scuola secondaria di primo grado Brancati e sto aspettando i miei alunni, i ragazzi della classe seconda D. Perché a breve incontreremo insieme l'autore Luigi Ballerini, è lo scrittore di cui abbiamo letto i libri lo scorso anno e purtroppo causa Covid non è stato possibile incontrarlo come avevamo programmato, e, eh, però stamattina lo incontreremo ugualmente in maniera virtuale. E tutto ciò sarà reso possibile grazie al progetto Adotta l'autore eh, della libreria Le Foglie d'Oro, un progetto di promozione alla lettura in cui la nostra scuola crede tantissimo. Non a caso partecipiamo a questo progetto da più di 15 anni. E I ragazzi hanno letto i libri di questo scrittore sia in classe con la lettura espressiva, che eh, a casa. E stamattina finalmente lo incontreremo e i ragazzi hanno preparato una serie di domande e potranno così anche eh, conoscere alcune curiosità su quest'autore che non è solo uno scrittore di libri ma anche uno psicologo. A tra poco! letto in classe il no. mistero del bosco e, e abbiamo letto in classe Ti adoro ti per intero e ai ragazzi okay. che l'anno scorso facevano la prima e i due e tre si sono piaciuti veramente tanto. vorrebbe dare a un giovane che vorrebbe diventare scrittore, allora voi non dovete essere preoccupati della lunghezza di quello che scrivete. La magia della scrittura è che non andiamo a numero di pagine, tu pensa che io ho scritto un romanzo che leggerete alle superiori che si intitola Gnapito è Nostro e pensa sono 300 pagine in cui racconto un giorno di vita sono 24 capitoli di un'ora a Allora, pensa alla magia della scrittura che noi possiamo raccontare una giornata in 300 pagine ma possiamo raccontare 300 giorni in una pagina no? addirittura puoi anche scrivere eh, Martino del cioè personaggio Martino ha questo in sviluppo e morì. cioè in una riga racconti tutta la sua vita restando in ambito umanistico è particolarmente importante per noi presentare il progetto tenuto dalla professoressa Federica Campi, progetto di scrittura creativa, scrivo come sono. Oggi per farvi capire in quanti modi una storia può essere raccontata e quanto è importante è chi racconta la storia e come, vi leggo tre libri completamente diversi, l'uno dall'altro. Il giovane Holden di Salinger. Ecco, questo Holden parla così. Sentite la voce, sentite cosa e come racconta. Mi ricordo quel pomeriggio. <ride> È stata l'unica volta che io e la vecchia Jane c'è mancato poco che ci mettessimo a filare insieme perfino. Era un sabato e veniva giù un acquazzone del diavolo e io stavo a casa sua nel portico. Da loro c'era questo portico chiuso da tutte le parti. Stavamo giocando a dama. Ogni tanto capitava che la prendevo in giro perché non voleva mai muovere le sue dame dall'ultima fila. Ma non la prendevo molto in giro, però. Con Genio non si aveva tanta voglia di prenderla troppo in giro. Io francamente trovo che mi piace di più quando la mia prima occasione si può prendere in giro una ragazza da lasciarla secca. Ma è una cosa buffa. Le ragazze che mi piacciono di più sono proprio quelle che non mi va mai molto di prendere in giro. Sono tutte informazioni però che il lettore prende sotto traccia perché Holden non è che te le spiattella, non ti spiega, sono micro microintuizioni. Questo è un modo di raccontare dalla testa di Holden. Questo, giusto che ho nominato Baricco, è una diciamo, narrazione completamente diversa. Questa è una delle scene più famose di un libro. Che ha fatto la storia della letteratura mondiale, che è il Moby Dick di Melville. In un giorno così, clemente, proprio come questo, ho colpito la mia prima balena, giovane ramponiere diciottenne. 40, 40, 40 anni fa, 40 anni di caccia ininterrotta, 40 anni di privazione, di pericolo e di tempesta, 40 anni in questo mare senza pietà. Per 40 anni Akab ha lasciato la docile terra, per 40 anni. Ha combattuto questa guerra sugli orrori degli abissi e così Starbucks di questi 40 anni nemmeno tre ne ho passati a terra. Posso raccontarti una storia da eroe tragico, come fa Ismaele facendo parlare Akab e Moby Dick, ma posso anche raccontarti una storia dal punto di vista di un cane, non un cane qualsiasi, in questo caso è blondi. Oggi sole, mattina di sole, poi una voce, voce dalla casa. Una voce chiama dalla casa. Trizzo le orecchie. Volto la testa, la voce continua a chiamare: "Blondi!" "Blondi!" Allora corsa, via 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 verso casa. Corsa all'indietro verso casa. Ancora "Blondi!" "Blondi, dove sei?" Chiama la voce. La voce, la voce chiama, chiama me, chiama me, perché Blondi sono io. Blondi sono io, è il primo suono che ho imparato. "Blondi." Innovazione e tradizione, dicevamo. Una attrezzatissima aula di informatica è presente all'interno della nostra scuola dove eh, i nostri alunni possono lavorare e svolgere le più diverse eh, attività. Ogni aula è in più dotata di una smart board eh, sulla quale possono essere presentate le lezioni, possono essere inviate eh, nelle case degli alunni e su cui appunto, si possono sviluppare le principali competenze digitali. Parleremo dei poligoni inscritti in una circonferenza. Cosa significa la parolina inscritti? Nicola! Che sono disegnati dentro la circonferenza. Bravo! Vediamo però alcune situazioni perché ci devono essere delle condizioni particolari. Disegniamo intanto tre circonferenze in cui andiamo a rappresentare delle situazioni diverse. Cambiamo colore. Qui ci disegniamo un pentagono, un pentagono ovviamente generico. Qui ci disegniamo un quadrilatero e qui ci disegniamo un triangolo. Ok. Rimanendo in ambito scientifico è facile girare per i corridoi della nostra scuola e vedere gli alunni impegnati nell'utilizzo di metodi anche tradizionali come è giusto che sia con l'uso di eh, righelli, con l'uso di squadre oppure anche utilizzando eh, regoli costruiti proprio da loro. oggi faremo l'estrazione da un organismo vegetale e in particolare da una banana. Aggiungi un po' di sale. viene a creare una sostanza gelatinosa ovviamente sono milioni di molecole di DNA allora ragazzi abbiamo due segmenti i dati ci dicono che sono uno al terzo dell'arco, uno o tre volte l'altro. Leonardo è il più lungo e invece Lorenzo è il più corto. Allora guardate, presentalo vicino al segmento più lungo. Guarda, vedete io qua ho altri due segmenti uguali a quello di Lorenzo. Se li metto qua sotto si vede bene che è contenuto tre volte il segmento più lungo, il più corto è contenuto tre volte nel più lungo. Allora, Giulia adesso ci fa vedere quanto misura il segmento differenza. Eh, perciò Giulia ha un segmento che è esattamente la differenza. Guardate bene, io qua ho sempre questi segmenti che erano uguali al primo e vedo dalla costruzione che il segmento differenza contiene esattamente due volte il segmento più piccolo. Quindi per risolvere il problema cosa è sufficiente fare? Prendo il segmento differenza, lo divido per due e ottengo due. E ottengo la misura del segmento più piccolo. Una volta trovato il segmento più piccolo lo moltiplico per 3 e ottengo il segmento più grande. Quindi quando uno è multiplo dell'altro e ho un problema in cui ho la differenza fra i due segmenti, quello che devo fare è sottrarre al numero secondo il quale il segmento più piccolo è multiplo un valore unitario di 1, ricordandomi che l'ho costruito in questo modo qua. Posizionando i segmenti in questo modo qui, Giulia aiutami di nuovo. Vedendo quanto misura il segmento differenza e vedendo quante volte nel segmento differenza è contenuto il segmento più piccolo. In questo caso due volte esatte. In un mondo globalizzato, aperto ed interculturale, un aspetto fondamentale ce l'hanno ovviamente le lingue straniere. All'interno della nostra scuola, queste non vengono sviluppate. Esclusivamente da un punto di vista grammaticale, ma cerchiamo sempre di eh, svilupparle con giochi di ruolo, con compiti di realtà, eh, divertendosi a scuola. Today with our, with our guides, we will visit London, the capital of England. it is a fascinating and cosmopolitan city first up is the house of parliament the place where the house of lords and the, the house of uh, commons meet near there there's uh, a famous clock tower and people all around the world know the nickname of the bell big ben uh, after that there's uh, Westminster Abbey. Westminster Abbey is not the house of the God but also the house of the king. The Marquis received the crown in the coronation throne. In the church uh, you can find the graves of the most famous poets and writers. Now there's London Eye. Londorai is an observation wheel with a great view of the city. Each, each cabin can hold 25 people and take them around the a circle for 30 minutes. If we go on, we can see um, tower bridge. The tower bridge is magnificent draw um, bridge it is long two hundred and forty four uh, and it was built eighty in eighteen eighty six and eighty um, ninety four uh, the bridge uh, um, opens to let boats uh, four or five times a week. Buongiorno, qu'est-ce qui se passe? Ma fille a de la fièvre 38, un'angine e a de la E io ho mal alla tête e all'estomac. Je suis morte. Qu'est-ce que vous lui consegnez? Tu dois prendere l'antibiotico 8 ore le matin, 8 ore le soir. Pur la fièvre e l'angine. E per le mal alla tête e all'estomac, tu dois prendere le comprimé 3 fois par jour après le repas. Attendez che je vais faire l'ordonnance. Voilà l'ordonnance. Merci beaucoup. Merci, merci Au revoir. Si vous avez des problèmes, appelez-moi. Ok. Au revoir. Merci. merci. Au, revoir. Au revoir. Coucou. Salut. Comment ça va Ça va très bien. Merci. Et toi Bien. Merci. Je te présente Alice. Enchantée. Tu viens d'où Je viens de Paris. Et toi Moi, je viens de Lyon. Je vais à la piscine le mardi. Tu veux venir avec nous Désolé, je veux cinéma, au cinema. Tu peux venir avec nous le lundi au théâtre volontiers. A demain! A plus! A plus! Uh, mi nome Pietro, mi appellido è Sbaldelli e tengo 13 anni. Uh, vivo in una casa cerca del centro de mia città. Eh, en, en nuestra escuela estudiamos muchas asignaturas. Eh, eh, nuestra escuela me gusta mucho porque es nueva. Buenos días, mi nombre es Federico y mi, y mi apellido es Valery. Y soy un chico de 13 años. Eh, soy eh, polaco de Polonia. Buenos días, mi nombre es Lorenzo y mi apellido Pacini. Soy belga de Bélgica. Sono un cico di 13 anni, abbastanza bast bajo, e tengo il pelo rubio e gli occhi ho marronos. Tengo due fratelli, Riccardo e Alessandro. Buongiorno, mi chiamo Cesare. Buonasera, mi chiamo Cesare. Mi dico nome Barilari. E mi ha è Barilari. Ho 13 anni. E tengo 13 anni. Eh, Vivo a Pesaro, una città italiana. Vivo a Pesaro, una cittadina italiana. Eh, nel mio tempo libero eh, guardo anime o gioco a videogiochi. Nel eh, mio tempo libero guardo anime o gioco a videogiochi. Nel mio tempo libero mi piace giocare a calcio. Eh, nel mio tempo libero mi, giocare eh, tem tempo libero, mi gusta giocare al football. Da sempre la nostra scuola propone esperienze formative all'estero per far sì che i nostri alunni diventino cittadini del mondo. Tra le attività extracurricolari che l'istituto offre per quanto riguarda le lingue straniere, innanzitutto ci sono i viaggi di istruzione all'estero. Nel corso degli anni abbiamo visitato diversi paesi di lingua inglese, Malta, L'Inghilterra in siamo andati due volte in due località diverse. Eh, L'anno scorso era previsto il viaggio in Scozia e un altro viaggio che è stato fatto è stato in Irlanda. Quindi mh, abbiamo offerto la possibilità ai ragazzi di visitare più paesi di lingua inglese e di ampliare così l'esperienza eh, concreta all'estero. Eh, anche per eh, spagnolo e francese vengono offerti dei viaggi ogni anno. Eh, in Francia si è stati a Bordeaux e a Parigi e in, eh, in Spagna a Madrid, dove c'è una collaborazione consolidata da anni con una scuola di Madrid, appunto, che accoglie i nostri alunni e eh, dove appunto vengono eh, effettuate delle esperienze sia culturali che didattiche, appunto, per, per dare ai ragazzi l'opportunità di sperimentare l'uso concreto della, delle lingue che studiano. Oltre i viaggi all'estero, un'altra attività che viene proposta agli alunni di questa scuola è un'esperienza con una eh, docente madrelingua inglese, eh, che per un certo numero di ore eh, fa sperimentare ai ragazzi il contatto diretto con una persona di quel paese specifico, quindi eh, mettendoli in un contesto di comunicazione reale. Un'altra attività che eh, abbiamo per molti anni, abbiamo collaborato per più di dieci anni con una compagnia di eh, attori eh, inglesi, inglesi o scozzesi, comunque di lingua anglofona, eh, i quali hanno rappresentato opere diverse ogni anno. E quindi i ragazzi hanno potuto sperimentare lo spettacolo teatrale in lingua inglese. Quest'anno ovviamente non è stato possibile, così come l'anno scorso, eh, ma contiamo di riprendere al più presto, quando sarà possibile, questa collaborazione. Perché anche questa è un'esperienza che nel nella vita reale i ragazzi non hanno modo di fare. Invece eh, qui a scuola eh, è un altro arricchimento dell'offerta formativa. Da sempre la nostra scuola è stata una scuola aperta, dove l'ampliamento dell'offerta formativa è stato sempre particolarmente significativo e dove anche durante i pomeriggi sono state proposte numerose attività, dalla cinematografia a progetti sportivi a progetti teatrali. È chiaro che in questo anno scolastico il Covid ci ha particolarmente limitato, ma non per questo abbiamo rinunciato a tenere delle attività per noi importanti, quali per esempio un laboratorio di grafica e comunicazione, laboratori sportivi, musicali e artistici. Qualcuno ha un paio di Nike addosso? No. Oh, ma. Sì, ma che bravi, non siete così... Mesi. Ah, qui c'è un, un paio di Nike. Ok, perfetto. E ti chiami? Filippo. Filippo. Allora, Filippo indossa Nike, ok, sulle scarpe. Cristiano indossa Timberland. Ora, se doveste costruire i due profili, il mio, non il profilo in senso disegnato, ma un profilo di identità, Rispetto alla scelta che ho fatto io sul marchio di scarpe e su quelle che ha fatto eh, Filippo, giusto? Filippo, che cosa direste? Cioè, il profilo di una persona che sceglie Nike secondo voi quale può essere? Sportivo. Sportivo. sportivo? sportivo. Poi? Allora potrei dire che anche per Adidas era la stessa cosa. Perché Nike non è Adidas? Perché nasce da due persone diverse nasce da due persone diverse. Perfetto, e quindi? <susurri> quindi hanno delle caratteristiche diverse. Ok, parliamo un attimo di queste caratteristiche. Per esempio fisiche, magari la Nike, la, la, cioè la scarpa Nike parte da una base nera, mentre la l'Aidas da una base bianca. Ok, potrebbe essere, potrebbe essere, molto bene. Allora, altri marchi che ci sono... Ah beh, non, mi ha... non avete detto invece il profilo di uno che indossa Timberland. Conoscete il marchio Timberland? Sì. No, il... Ok. No, per esempio, eh, Christian, giusto? Sì. Secondo te uno che indossa Timberland, innanzitutto qual è la fascia d'età? Mm. Cosa ti immagini? 30-40 Ok, perfetto, ti ringrazio, sei molto gentile. <ride> Dopo ti darò un premio a fine partita. <ride> Poi, 30-40 anni indossa Timberland tendenzialmente come hobby, secondo te che cosa potrebbe fare uno che indossa Timberland? Ok. Potrebbe essere un insegnante. Ok, perfetto. Allora, se noi facciamo questo gioco su ogni singolo marchio che abbiamo, ci accorgeremo che in maniera abbastanza naturale tendiamo a costruire dei profili delle persone che tendenzialmente indossano quei marchi lì. Ok? Scuola Media Brancati è anche settimana bianca, azzurra e verde. Ce ne parlerà la professoressa di Educazione Fisica, Signoracci. Salve a tutti, sono Elena Signoracci e sono l'insegnante di Educazione Fisica. In questa scuola teniamo particolarmente alle attività sportive e oltre all'attività curricolare organizziamo in genere la settimana bianca, azzurra e verde. Settimana bianca e verde eh, si svolgono in montagna, una in inverno e una in estate e sono appunto utilizzate per conoscere l'ambiente montagna nelle due stagioni. Quindi nella settimana bianca si approfondirà quello che è l'attività sciistica e ci sarà a disposizione un maestro. Mentre Durante la settimana verde si scopriranno tutte quelle attività che si fanno in estate: trekking, sci d'erba, tiro con l'arco, mountain bike, e mentre nella settimana azzurra in genere andiamo a Policoro e si svolgono tutte quelle attività che si praticano in mare. Quindi vela, canoa e, e tante altre. In tutte le settimane si ci si affida ad uno staff tecnico che segue i ragazzi da vicino, non solo con attività tecniche ma anche ludiche e, e quindi giochi e attività ricreative. A queste settimane possono partecipare tutti i ragazzi, a parte alla settimana azzurra che partecipano solo i ragazzi di prima e di seconda. Risulta chiaro ormai che la nostra scuola ha come missione educativa mettere. Al centro l'alunno. Eh, noi curiamo in maniera specifica e particolare quella che è la sfera emozionale dei nostri ragazzi. Per fare questo promuoviamo diverse iniziative. Una di queste, eh, che è ormai storica all'interno del nostro istituto, è quella dell'esperta grafologica che può orientare i ragazzi delle classi terze alla scelta della scuola superiore. È un servizio particolarmente significativo e importante che ha dato ai docenti l'opportunità di orientare gli alunni in maniera più consapevole. Un altro aspetto importante è quello del chat point tenuto dalla nostra professoressa Mariella Cavicchioli. Eh, nel chat point, eh, possono, al chat point possono accedere eh, ovviamente gli alunni dietro il consenso dei propri genitori, ma anche, anche i docenti e, e, e le famiglie. Il chat point appunto è proprio un punto di incontro per cercare di comprendersi, di capirsi. Di avere suggerimenti sulle diverse dinamiche educative. Eh, poi la nostra esperta lavora anche con i ragazzi, ne abbiamo un esempio nel video che vedrete di seguito in cui viene presentato un Circle Time. Sì. quindi qui c'è una viene chiamata leadership diffusa. Cioè parole che noi abbiamo imparato con la pro proprio qualcosa di democratico e partecipativo, dove ognuno di noi può dire la sua, può dire la sua però rispettando delle regole. E quali saranno le regole di questo dispositivo? Questo si chiama un dispositivo dove noi durante l'anno, durante il corso anche dei tre anni, ci ritroveremo ogni tanto e per fare che cosa? Intanto per conoscerci meglio, quindi per fare un lavoro sulla conoscenza di sé per fare un lavoro su come io mi confronto, come io mi rapporto con gli altri, come sto con gli altri, perché le cose, come mi vanno nella mia vita dipende da come io sto con gli altri, gli altri insegnanti, gli altri genitori, gli altri adulti, gli altri compagni e quindi approfitteremo di questo spazio, di questo dispositivo per lavorare un pochino su di noi, con delle regole precise. Quali sono le regole precise? Quelle di parlare a turno. Ma soprattutto ce n'è una che è quella di saper ascoltare, ascoltare, cosa che noi siamo sempre meno abituati, quindi ascoltare gli altri. E perché ascoltare gli altri? Prima di tutto perché gli altri vivono delle esperienze, delle cose che sono anche a volte le nostre o comunque che ci mettono in discussione e ci fanno pensare. La nostra scuola è anche solidale e attenta al prossimo e ai più deboli. Nell'ultimo video vedrete la distribuzione delle arance inerente il progetto Cancro Io ti boccio. La nostra presentazione è terminata. Lasciamo spazio alle domande, che saranno gestite dalla nostra moderatrice, Prof. Gasparini. Buonasera. Benvenuti a questa nuova modalità di Open Day, e io sono la professoressa Gasparini Arianna, insegnante di lettere qua alla Scuola Media Brancati e sarò la moderatrice, quindi cercherò di dirottare tra il dirigente e altri colleghi le vostre domande. Partiamo subito con la domanda più frequente a cui risponderà il preside. Eh, molti di voi ci chiedono il numero delle classi previste per il prossimo anno e il numero di alunni previsti all'interno di ogni classe e alcuni richiedono eh, eh, spiegazioni riguardo al tempo corto, quindi la settimana senza sabato, a francese e spagnolo. Il preside risponderà a tutte le vostre richieste. Bene, eh, buonasera a tutti. Sì, ehm, per quanto riguarda le classi e il numero di alunni per classe, tutto dipende dalle iscrizioni, nel senso che noi, a seconda delle iscrizioni che abbiamo nel nostro istituto, poi andiamo a formare un determinato numero di classi. Quindi, quello che possiamo dire questa sera è lo storico. Eh, per esempio, lo scorso anno siamo riusciti a fare 5 classi. Eh, facendo le cinque classi, una è per forza sempre di francese, due sono partite di spagnolo a tempo lungo e due di spagnolo a tempo corto. Eh, in previsione, quello che noi il massimo che di classi che possiamo fare per il prossimo anno è di 5. Certo che, ahimè, se le iscrizioni dovessero essere inferiori, eh, potremmo avere un numero di classi inferiore al 5, quindi, eh, quindi 4. L'unico paletto fermo all'interno della nostra scuola. È la classe di, eh, di francese, nel senso che per forza di cose parte la classe di francese e la classe di francese è sempre a tempo corto. Eh, gli altri tempi scuola, ribadiscono, dipendono dalle iscrizioni, quindi eh, a seconda di quello che le famiglie richiedono, poi partono gli, gli altri corsi. Eh, quello che c'è da dire è che eh, ovviamente un corso per partire, per esempio un corso di spagnolo a tempo corto, quindi sui cinque giorni, per partire deve avere un numero di iscrizioni adeguate eh, per formare l'intera classe. Se eh, per un corso invece le iscrizioni sono minime, quindi che non bastano an ad andare a formare un gruppo classe, per forza di cose... Quelle iscrizioni devono andare su un altro uh, tempo scuola o su un altro corso o su un'altra lingua. Esempio: abbiamo soltanto 5-6 iscrizioni al tempo corto di spagnolo. Quelle 5-6 iscrizioni, per forza di cose, dovranno essere dirottate su, su un altro corso. Eh, numero di alunni anche qui il numero di alunni dipende dalle sezioni che riusciamo a fare perché è chiaro eh, se facciamo 5 sezioni come abbiamo fatto lo scorso anno il numero di alunni è assolutamente adeguato perché viaggiamo sugli 20 21 alunni eh, per classe eh, nel caso invece si dovessero comprimere eh, avere meno iscrizioni quindi comprimere le classi invece che farne 5 riusciamo a farne per esempio solo 4 potrebbe capitare che invece le classi sono un po più numerose purtroppo eh, in questo momento ad iscrizioni aperte non è assolutamente possibile fare una previsione precisa su quelli che saranno i numeri di eh, alunni per classe ma possiamo solo parlare appunto dello storico presumibilmente pensiamo di poter anche in questo anno scolastico arrivare a 5 classi, poter quindi in un certo senso riuscire ad accontentare tutte o quasi tutte le famiglie e replicare il modello dello scorso anno, quindi una classe a tempo corto di eh, francese, due classi a tempo corto di spagnolo e due classi a tempo lungo di spagnolo. La prossima domanda. A cui risponderà la professoressa Bartozzi, insegnante di lettere presso la scuola secondaria, riguarda un metodo didattico innovativo, la Flipped Classroom. Buonasera a tutti. Allora, eh, qualche genitore ha chiesto appunto della Flipped Classroom in cosa consiste, è una metodologia eh, alla quale abbiamo aderito perché abbiamo aderito ad avanguardie educative e quindi anche alla Flipped Classroom. Eh, in cosa consiste? I docenti praticamente, che adottano questa metodologia eh, forniscono agli alunni materiali digitali da consultare a casa, eh, per lo più materiali informativi, possono essere video, documenti o altro, in modo da anticipare quello che è l'argomento. Del, che si andrà a svolgere durante la lezione in classe. Eh, questo serve soprattutto per eh, far sì che gli alunni non tanto abbiano già compreso tutto l'argomento, ma abbiano cominciato a farsi delle domande eh, e quindi che sappiano interagire eh, ancora più attivamente durante la lezione. Eh, è una metodologia eh, che funziona perché gli alunni amano molto fare eh, lezioni partecipate, discussioni e soprattutto si possono attivare delle modalità di lavoro eh, più laboratoriali, anche collaborative. Eh, in questo ci supporta molto eh, la didattica digitale che eh, dall'anno scorso abbiamo anche forzatamente... Eh, dovuto tutti quanti imparare quindi noi abbiamo una google suite eh, nella quale eh, abbiamo attivato classroom per ogni classe quindi lì riusciamo a condividere i materiali molto facilmente e soprattutto gli alunni possono costruire essi stessi materiali quindi presentazioni siti eccetera e con quelli poi riportarli in classe, magari spiegarli al, al resto della classe o lavorarci in condivisione già da casa e poi eh, fare le loro stessi lezioni. È un modo perché gli alunni siano più protagonisti del loro apprendimento. Perfetto. E riguardo all'intervento precedente del preside, alcuni genitori ci chiedono di ribadire i criteri di ammissione alle classi, di iscrizione di formazione classi e il numero massimo di alunno previsto per le classi. Il dirigente quindi sarà lieto di riconfermare e ribadire eh, le nostre diciamo, selezioni per la formazione classe e il numero di alunni per ogni classe. Bene, in questo anno particolare le classi sono dimensionate sui 25 alunni e ritengo che in questo istituto, nella scuola Brancati, sia il numero massimo che arriveremo. È chiaro che bisogna vedere il prossimo anno, l'emergenza Covid cosa ci dirà. Dovessimo essere in una situazione ordinaria, il numero massimo di alunni segue invece la normativa e potrebbe arrivare anche a 26, a seconda eh, però, ribadisco, delle iscrizioni che, che vengono fatte. Eh, ecco detto questo, quindi visto qual è il numero massimo che eh, possiamo di alunni che possiamo accogliere, potrebbe eh, anche esserci l'esigenza oppure lo, la possibilità di avere un esubero eh, e quindi di avere alunni che non possono entrare perché non abbiamo più, eh, più posto. In questo caso si ricorre a dei criteri che sono stati deliberati in consiglio di istituto e che eh, si basano principalmente sulla frequenza e sulla territorialità della nostra scuola e degli abitanti che risiedono nella zona. I criteri eh, li trovate sul nostro sito, nella sezione Entrare all'Olivieri Iscrizioni, lì trovate proprio il regolamento sui criteri di eh, priorità che eh, comunque vi posso anche elencare. Il eh, primo criterio riguarda proprio Diciamo così, la fidelizzazione no, dei nostri alunni, quindi gli alunni che già frequentano la nostra scuola hanno la priorità assoluta. Ecco, i criteri non danno un punteggio, ma si basano su delle priorità. Quindi la prima eh, priorità è alunni già inseriti all'Istituto Olivieri. Il secondo criterio sempre per favorire le famiglie che già sono qua iscritte riguarda i fratelli. Se una famiglia ha un fratello già iscritto all'Olivieri, ottiene la seconda priorità. Come terzo, andiamo invece sulla territorialità e qui ottiene una priorità la famiglia che abita nel quartiere Pantano e quindi qui nella nostra zona. Eh, come quarto criterio andiamo sul eh, lavoro delle famiglie, quindi la famiglia che ha un'attività o che svolge un lavoro nel quartiere di Pantano avrà una priorità. Come quinto criterio andiamo sulle figure di riferimento, quindi se una famiglia ha una figura di riferimento che abita nella eh, quartiere di pantano può ottenere una priorità, figure di riferimento possiamo intendere per esempio i nonni. Ultima opzione è quella del sorteggio a sorte, eh, ecco attraverso questi criteri tendenzialmente che storicamente non sono quasi mai stati usati: nel senso che poi anche per formare le classi durante l'anno si cerca di parlare con le famiglie per cercare di trovare una soluzione. Eh, oltre agli esuberi, quindi eh, mettiamo che abbiamo 125 posti e arriviamo a 130 iscrizioni, è chiaro che avremo un esubero, quindi dovremo stilare, un, stilare una graduatoria. Potrebbe esserci la possibilità, cosa che avviene veramente raramente, però eh, potrebbe capitare sui tempi scuola, mm, nel senso che se abbiamo eh, per esempio due classi... Eh, anzi facciamolo più facile abbiamo la sola classe di francese a tempo corto eh, che può contenere al massimo 25 alunni per quella classe abbiamo 30 iscrizioni è chiaro che 5 alunni eh, dovranno essere dirottati su un altro tempo scuola per esempio su spagnolo essendoci una sola classe di francese a quel punto per sapere chi sono quei 5 alunni da dirottare sugli altri corsi, eh, non possiamo fare altro che eh, appunto utilizzare i criteri e stilare la graduatoria. Benissimo, ora passo la parola a una colonna portante del nostro istituto, la professoressa Cavicchioli, che da sempre si occupa di inclusione e di tutti quegli aspetti che riguardano gli alunni con bisogni educativi speciali. Buonasera, allora la scuola da tantissimi anni pone attenzione a quello che è il soggetto, alla singolarità del soggetto e in modo particolare a quelli che sono i soggetti con bisogni educativi speciali e come? A partire intanto dalla formazione delle classi, quindi un'attenzione a quello che è, quella che sarà quella, quella piccola comunità, quella classe dove viene inserito quel soggetto poi dalla formazione degli insegnanti e poi via via chiaramente nel lavoro che il consiglio di classe fa eh, durante l'anno scolastico, nella presa in carico iniziale, nell'individuazione di quello che è un progetto di inclusione, progetto di inclusione che poi continuerà nel triennio modulato a seconda delle risposte del soggetto. E, e quindi sì mh, ritengo che insomma ci sia un'attenzione molto molto particolare e io poi come eh, mh, psicologa e psicoterapeuta mi occupo anche di quello che è l'aspetto dell'ascolto degli alunni, dei genitori e degli insegnanti e uno spazio d'ascolto lo diceva il dirigente nel filmato che avete visto eh, che prevede diversi momenti quello che è il setting individuale e con l'autorizzazione chiaramente dei genitori, che una volta data chiaramente consente all'alunno, al ragazzo di poter accedere quando e come eh, durante l'anno scolastico eh, ne sentirà il bisogno. Eh, Sportello che viene in qualche modo ad assumere uno spazio importante nel progetto educativo perché eh, l'ascolto che è soprattutto un ascolto rivolto alla formulazione di quello che è, sono le difficoltà nella fase adolescenziale, eh, ma che può prevedere difficoltà nei rapporti con gli altri, difficoltà a livello emotivo, nelle relazioni. E è un'attività di supporto ovviamente non terapeutica, ma anche altri momenti all'interno della, della scuola, come quello ad esempio del circle time, dove il ragazzo, insieme all'interno del gruppo classe, può in un qualche modo condividere delle sue esperienze personali, delle sue difficoltà. Benissimo, prima di passare di nuovo la parola al dirigente, rispondo brevemente a delle domande tecniche che ci sono arrivate. Eh, la prima riguarda le lingue straniere. Eh, ricordo ai genitori che le lingue straniere sono due: inglese, obbligatorio in tutte le sezioni e eh, per tre ore alla settimana, e la seconda lingua scelta tra francese e, e spagnolo. Non c'è il tedesco, non si attuerà il tedesco. L'altra domanda eh, riguarda la mensa. Eh, nella scuola secondaria non è previsto un servizio mensa, eh, è stato attuato nello storico solo per il tempo prolungato che non essendoci più eh, non, è, diciamo, non verrà riattivato nessun servizio mensa per il prossimo anno. L'ultima domanda riguarda l'ora alternativa alla religione e volevo rassicurare tutti i genitori che nella scuola è presente, è possibile richiedere l'ora alternativa. Abbiamo degli insegnanti eh, predisposti a queste attività e eh, addirittura eh, se l'orario lo permette gli alunni possono anche scegliere di entrare o uscire eh, un'ora eh, prima, dell eh, un prima della fine della scuola. Passo la parola al dirigente che risponderà alle tante domande arrivate sui laboratori extrascolastici previsti dall'istituto. Sì, sui laboratori, anche qui bisogna fare una puntualizzazione perché è chiaro che l'emergenza COVID ci ha fortemente limitato. Anche perché, quando parliamo di laboratori pomeridiani. Eh, sappiamo che vuol dire creare dei nuovi gruppi di alunni e, e quindi va un po' in controtendenza a quelle che sono state le linee guida per questo anno scolastico. Eh, storicamente in questa scuola si è fatto veramente tanto a livello di laboratori pomeridiani e il nostro intento è quello di riproporli, certamente. Eh, sicuramente il laboratorio di cinematografia che aveva riscosso parecchio successo, il eh, laboratorio di teatro, poi abbiamo i gruppi sportivi e eh, un eh, laboratorio mh, musicale. Eh, per questo in, nella nuova scuola Brancati abbiamo un'aula di musica attrezzata e ovviamente un'aula laboratorio che è poi il nostro progetto principale, no? quello delle aule laboratorio disciplinari che è dove vorremmo arrivare eh, quando il Covid ce lo permetterà. Quindi è ovvio che in questa scuola c'è un'aula dedicata in cui gli insegnanti curricolari Terranno musica, faranno musica secondo quello che è il curriculum scolastico. Poi verrà, vengono attivati, o verranno se ce ne sarà la possibilità, attivati al pomeriggio dei gruppi, eh, ovviamente non obbligatori, che verranno attivati se ci sarà abbastanza richiesta da parte delle famiglie. Quello che posso dire su musica è che in questo anno scolastico abbiamo ottenuto un organico aggiuntivo, quindi una docente di strumento, in particolare eh, di pianoforte, che eh, ahimè non ha ancora potuto eh, operare per eh, le variabili che già ho, ho ripetuto e che spero, eh, purtroppo non è certo. L'anno prossimo possa ancora essere all'interno del nostro istituto, però, eh, se nel caso dovesse esserci, è ovvio che avremo una ulteriore facilità nel poter organizzare corsi di musica. Questo è sicuramente il, il nostro obiettivo: quello di incrementare eh, questi, questi aspetti all'interno della nostra scuola, anche perché sono poi i lati che. Nei ragazzi fanno sviluppare quelle competenze che spesso vengono un po', tra virgolette, eh, tralasciate o rimangono in superficie nelle attività tradizionali eh, scolastiche. Benissimo, eccoci di nuovo qua, ripasso la parola alla professoressa Bartozzi, che risponderà alle vostre domande in merito al materiale necessario all'inizio dell'anno, ai libri e al diario d'istituto. Sì, dunque per quanto riguarda il materiale didattico sarà illustrato a inizio anno nella prima riunione di accoglienza che facciamo con le famiglie mm, e poi ogni docente specificherà ovviamente per la propria disciplina eh, nei primi giorni di scuola che materiale occorrerà per la, per la propria materia. Eh, pertanto mm, consigliamo di non fare acquisti in anticipo e soprattutto consigliamo di non acquistare il diario perché la nostra scuola da qualche anno ha adottato un diario di istituto che è costruito proprio eh, per le esigenze eh, della, della scuola. Eh, è un diario costruito, diciamo, piacevole per gli alunni, ma anche utile, nel senso che comprende, all'interno del diario ci sono tutti i moduli... Eh, che eh, servono proprio anche per la comunicazione tra la scuola e la famiglia. Eh, il, faccio degli esempi, c'è la modulistica per eh, le autorizzazioni alle uscite, anche per l'uscita autonoma, ci sono tutte le giustificazioni per le entrate, le uscite e le assenze. Eh, quindi ehm, con un prezzo irrisorio insomma, eh, si avrà il diario d'istituto. Per quanto riguarda i libri di testo delle varie materie, eh, d'estate, durante l'estate sarà a disposizione anche sul sito della scuola l'elenco dei libri da acquistare. Eh, ci tengo a dire insomma, che in tutte le sezioni i libri sono gli stessi, ad esclusione ovviamente della lingua scelta tra spagnolo e francese. Benissimo, e ora il dirigente risponderà a un'altra domanda eh, che credo sia a cuore poi a tutti i genitori riguardo alle possibili preferenze per i compagni di classe. Sì, per quanto riguarda le preferenze bisogna fare un discorso un po' più ampio sulla formazione classi. La formazione classi viene effettuata dai docenti tenendo conto di quelle che sono le informazioni che giungono alla nostra scuola. È chiaro che per i nostri alunni abbiamo le informazioni delle, delle nostre maestre, per gli altri ci confrontiamo con le altre scuole. Questo al fine di creare dei gruppi classe il più possibile eterogenei al loro interno. Che, gruppi classi in cui siano rappresentate le diverse individualità degli alunni e affinché appunto ci possa essere una interazione proficua efficace tra, tra i ragazzi quindi questo è l'obiettivo principale detto questo nel modulo di iscrizione c'è una parte che riguarda le note della famiglia in cui è possibile eh, esprimere una preferenza su un alunno che magari appunto si vuole come, eh, come compagno. Eh, ecco, questa preferenza, se è possibile, se non ci sono controindicazioni, viene presa in considerazione e viene anche esaudita. Insomma. Eh, detto questo, non è un paletto per noi, quindi abbiamo delle altre priorità. Però, se è possibile venire incontro, certamente lo facciamo. Come cerchiamo di fare, eh, per esempio, se eh, questo lo facciamo con i nostri alunni, se è possibile di mettere magari degli alunni insieme se provengono dalle nostre classi che hanno già fatto la scuola primaria insieme, però ecco quello che c'è da dire, che sia chiaro per tutte le famiglie, per noi non sono dei vincoli, quindi l'importante nella formazione classi per noi è fare una classe eterogenea e che sia eh, socialmente proficua. Poi se è possibile andiamo incontro anche il desiderata che comunque quindi, potete esprimere nel modulo di iscrizione. Benissimo, mi soffermo un attimo eh, perché alcuni di voi hanno chiesto eh, come si organizzano i viaggi all'estero o le settimane sportive, eh, che speriamo di poter rifare il prima possibile. Lo speriamo tutti. E quindi, specifico che il viaggio in Spagna è previsto per le classi terze, la settimana azzurra per le classi prime e seconde. Mentre la settimana verde, la settima il soggiorno nei paesi anglofoni e il soggiorno in Francia è aperto a tutte e tre le classi. Eh, logicamente con le modalità e i tempi eh, previsti nei diversi progetti che eh, appena diciamo, potremo riattivare eh, vi faremo sapere. La prossima domanda riguarda un aspetto che ci sta molto a cuore e che quest'anno non siamo riusciti diciamo, ad attivare, riguarda proprio l'utilizzo degli armadietti. In tanti avete chiesto eh, come funziona questo nuovo metodo didattico. Il dirigente risponderà alla vostra domanda. Sì, l'ho già accennato prima, eh, una nostra priorità è quello delle aule e laboratori disciplinari, noi abbiamo aderito al movimento di, di avanguardie educative che è un movimento del MIUR e principalmente su due progetti, appunto uno le aule e laboratori disciplinari e l'altro è la Flipped Classroom. Eh, ad oggi in questa scuola, in questo anno scolastico, non è stato possibile attivarle perché il Covid è assolutamente in controtendenza a questa metodologia. Eh, quindi se mi chiedete se l'anno prossimo al 100% partirà questo sistema, non lo so e credo che oggi non lo possa sapere assolutamente nessuno. Sicuramente invece quello che vi posso confermare è che spero vivamente che prima o poi l'emergenza finisca e quindi chi iscrive il proprio figlio in questa scuola nel triennio eh, vedrà realizzato questa, questa metodologia. Che, tratta, eh, che si basa principalmente appunto sul creare un ambiente di apprendimento dedicato alla disciplina e a un efficace sviluppo dei nostri ragazzi all'interno degli ambienti. Quindi saranno, eh, ogni professore avrà la propria aula, avrà il proprio ambiente di apprendimento, allestito come meglio crede, con, eh, il, con i laboratori e eh, gli attrezzi per eh, le attività che ritiene di fare, che possano eh, così rendere più proficua la didattica all'interno della, della propria aula e saranno poi i ragazzi a spostarsi. Ecco perché abbiamo la necessità dei famosi armadietti. Ad oggi gli armadietti sono stati sistemati nelle classi perché era, abbiamo ritenuto inutile andare a occupare gli atri e i corridoi che eh, vengono sfruttati con, eh, con delle postazioni polifunzionali che appunto tutte le classi possono utilizzare, però sì. L'obiettivo, il progetto è quello che ogni alunno all'interno di questa scuola avrà il suo armadietto dove poter andare a riporre le proprie, le proprie cose, proprio perché a questo punto il sottobanco non esisterà più, perché ovviamente l'alunno si dovrà spostare nei diversi ambienti a seconda delle delle discipline che deve svolgere, mentre il professore rimarrà nella propria aula. Eccoci di nuovo, come ultima precisazione, eh, volevo eh, eh, spiegare di nuovo l'idea di intervallo di ricreazioni, perché in tanti ci chiedono eh, per la settimana. Eh, corta, quindi quella senza sabato, quanti intervalli ci sono? Allora, eh, noi abbiamo ehm, predisposto due intervalli per le classi che non hanno il sabato e che quindi restano a scuola fino alle due. Il primo intervallo è dalle 10-5 alle 10-10 insieme a tutte le sezioni della scuola, mentre il secondo intervallo è, eh, inizia all'1:05 5 e finisce all'1:05. 5 Proprio per dare la possibilità ai ragazzi che rimangono fino alle due di consumare un breve pasto e ai ragazzi che invece escono a luna di uscire dalla scuola e quindi di non creare assembramenti e eh, permettere eh, di fare lezione nel miglior modo possibile senza eh, il caos che si crea magari all'uscita. Come eh, visto non ci sono altre domande. E quindi vi ringraziamo vi saluto, vi, di essere stati con noi e speriamo di ritrovarvi il prossimo anno. Ora lascio eh, la parola al Preside per l'ultimo saluto. Grazie di nuovo. Sì, mh, nulla da aggiungere. Io ringrazio tutti per averci ascoltato, per essersi intrattenuti con noi questa sera. Eh, quello che c'è da dire, abbiamo sicuramente la grossa fortuna di eh, poter lavorare in una scuola all'avanguardia, in una scuola assolutamente a livello strutturale innovativa. Quello che è il nostro obiettivo è affiancare all'innovazione della struttura, l'innovazione della didattica. Affiancata comunque questo, eh, l'anno futuro che verrà, eh, lo volevamo proprio intitolare un po' così in contraddizione, innovazione e tradizione. Perché non vorrei che eh, sfuggisse, no, in tutto questo tentativo di eh, ampliare l'offerta formativa, eh, che passasse il messaggio che a noi sfugge un po' quello che è poi la centralità dell'educazione e della didattica. Quindi è vero che siamo in una scuola assolutamente, assolutamente innovativa, è vero che vogliamo, che questo è il percorso che perseguiamo, affiancato a questo percorso c'è la didattica anche tradizionale, che per noi è assolutamente eh, utile, è utile ai nostri ragazzi, e io spero appunto che le famiglie scelgano questa scuola, ovviamente eh, ritengo che non siamo eh, i migliori, Certamente, però ce la mettiamo tutta. Grazie a tutti e buona serata.